Ciao ragazze, allora finalmente sono tornata, spero di riuscire a caricare questo video senza bisogno di convertirlo perché non ho il programma a disposizione perché ho dovuto usare il computer di mia madre per caricare questo video. Comunque finalmente sono tornata, mi dispiace di essere stata così assente ma appunto ho il computer da aggiustare e l'iPhone non mi funziona più come per caricare i video e quindi non riuscivo più ad utilizzarlo. Ho provato ad utilizzarlo. Prima ho fatto il video da caricare, ovviamente l'ho fatto in Full HD e il mio computer ci mette tipo 4 ore e non ho 4 ore a disposizione per aspettare che il video si carichi, quindi ho cambiato formato. Comunque, spero che questo video possa essere interessante, che possa aiutare, cioè che possa soddisfare le richieste delle ragazze della ragazza che me l'ha chiesto questo video, che è Miss Ila 97. A cui mando un bacione grandissimo che mi ha scritto un messaggio dolcissimo e mi ha scritto appunto se potevo farvi vedere i prodotti che ho comprato a Barcellona e lo faccio molto molto volentieri perché appunto sono soddisfattissima di questo viaggio e ho fatto degli acquisti bellissimi, dei giri bellissimi. Allora, ho pensato di suddividere il video degli acquisti dal video del racconto, quindi adesso in questo video vi faccio vedere semplicemente gli acquisti generali e poi vi farò un altro video a parte in cui vi parlerò di dove sono stata e di come sono stati i posti, di come è andata la vacanza. Allora, inizio subito perché gli acquisti sono abbastanza e voglio cercare di fare un video non troppo lungo. Allora, inizio con gli acquisti che ho fatto alla bottega ufficiale del Barcellona, perché dovete sapere che io sono stata per la seconda settimana e mi ha raggiunto una mia amica che è stata ospite a casa dove stavamo noi e che è appunto una grande fan del Barcellona, del calcio soprattutto, e quindi lei è una grande fan del Barcellona, quindi si è occupata tantissime cose e allora mi sono comprata due cosine anch'io. Non ho comprato vestiario o cose del genere, ho comprato semplicemente due prodotti molto semplici, diciamo. Ho comprato la penna, che è questa qui, ed è veramente bellissima. Vi faccio vedere la punta, ok, è questa, cioè l'interno insomma è rosso, è veramente molto molto carina come penna e ha appunto lo scudetto e lo stadio sul tappo. E poi ho comprato questo qui che è il cosino, insomma, il come si chiama? Lo scudetto per metterci dentro la chiave, veramente molto carino. Poi ho comprato due prodotti di make up. Ho comprato questo kit di MAC o MAC dir si voglia, questo qui, che mi piace davvero da matti, e questo è il cartoncino, ed è questo qua, appunto. Si vede? Sì. Eccolo qui. E praticamente questo kit è veramente molto molto carino perché contiene veramente moltissimi prodotti. Allora, ha un costo molto elevato, come potete immaginare, essendo MAC, però costa 58 euro, ma considerando il prezzo che si potrebbe pagare acquistando tutti questi prodotti a prezzo intero, è un buon prezzo. Praticamente questo kit contiene 3 ombretti, 2 pennelli, una matita e un mascara. Questi sono i prodotti che trovate. Allora, ci sono 3 ombretti che sono Retrospec, Showstopper e Sable. Il Sable lo sto usando veramente molto ultimamente. Poi ha un mega specchio, quindi è facilissimo truccarsi utilizzando questo. Poi ha il pennello 275, non so se riuscite a leggere, no, non si riesce a leggere perché non mette a fuoco, ovviamente. Però è questo qui, ed è appunto il pennello angolato. No, la mia videocamera non mette a fuoco, non ho mai capito il perché. No, comunque no, è il 275 ed è il pennello per la piega dell'occhio o per la palpebra, insomma quello che volete angolato. Poi c'è il 212 che è il pennello per la linea inferiore dell'occhio, per la linea inferiore delle ciglia, ce lo posso fare, ed è appunto il 212 ed è questo pennello qui, veramente ottimo. Poi c'è la matita Photograver che è un Technical ed è questa linea qui, la seconda, questa qui, piccola, ed è molto molto scrivente ed è una matita estraibile.
molto molto buona. E poi c'è il mascara Zoom Lash, che è diventato direttamente il mio mascara preferito, perché è veramente un ottimo mascara. E se vi interessa, vi farò vedere prossimamente un tutorial su come vi mostro, in cui vi mostro appunto come utilizzo questo kit. Poi ho comprato una cipria nuova, ho comprato questa della Maybelline, si chiama Dream Matte Powder, la numero 08 Golden Sand, ed è un colore veramente molto chiaro. E soprattutto, nonostante sia una cipria colorata, è molto molto impalpabile la consistenza che ha, e quindi non lascia la patina bianca sul viso e diventa completamente trasparente. Poi sotto ha un altro scompartimento in cui ha la spugnetta e lo specchiettino, quindi comodissima da portare in borsa. Poi sono stata da Claire's, che è questa specie di accessorize un po' più fornito, e ho comprato un medaglione con il ciondolo a forma di cuore che si apre per mettere dentro la foto, per regalarlo alla mia amica per il mio felice compleanno, con degli orecchini a forma di cuore abbinati. E poi mi sono comprata, io giusto qualche sciocchezza, ho comprato questo cerchietto qui, nero, semplicissimo, sottilissimo. Ho comprato questo burro cacao qui, c'è scritto Coca-Cola Cherry, perché appunto è a Coca-Cola ciliegia, ha un odore molto buono, ed è sul rosso, questo qui. Poi ho comprato la colla per le unghie finte, che però ve ne parlerò meglio in un video, perché non mi piace molto, devo dire, e due paia di unghie finte, appunto. Allora, queste le ho già usate, quindi sono tutte rotte, e cioè tutte sparse un po' ovunque, sono queste nere con tutti questi ghirigori qui, e queste che sono, hanno il French con un fiocchetto, sono veramente molto molto carine. E poi ho comprato in un altro centro commerciale questo smalto di questa marca che si chiama Rituals, che anche di questo ve ne parlerò meglio in un altro video, nel video dei promossi e bocciati dell'estate. È questo bellissimo color grigio con pagliuzze argentate. Non mi ci trovo particolarmente bene per quanto riguarda la durata, però è uno smalto che contiene estratti di gemme pure, non ha toluene, non ha formaldeide, non ha conservanti, insomma è un ottimo smalto dal punto di vista degli ingredienti, appunto. Poi al supermercato ho comprato due prodotti così di emergenza, che si sono rivelati in realtà dei prodotti fantastici, che sono questo struccante occhi e labbra arricchito con aloe. Non ha un grandissimo inch, ma è veramente un ottimo struccante, un ottimo latte detergente. Lo uso mattina e sera e col contagocce, perché ho paura di finirlo, perché è veramente buonissimo. E ho comprato anche il tonico abbinato, anche questo veramente buonissimo. Poi mia sorella ha trovato in una rivista che abbiamo comprato vicino alla spiaggia, perché siamo andati anche al mare una volta, e questo braccialetto dell'Hello Kitty, ed è appunto il braccialetto classico con le perline e i ciondolini, e anche quest'altro ciondolino qua, sempre con Hello Kitty. Poi, da Starbucks siamo andati una volta, però non abbiamo mai preso nulla da mangiare, da bere o da mangiare, però mi sono comprata il thermos con un entusiasmo esagerato, il thermos di Starbucks, questo qui, che mi servirà molto quest'inverno quando voglio, perché siccome io amo il tè caldo alla pesca d'inverno, mi sarà utilissimo. Vi faccio vedere delle cose di vestiario che ho acquistato, mi devo alzare in piedi. Allora, stavo già cadendo. Allora, ho comprato questa maglietta, che spero vediate, è veramente molto carina. Ha questa foto in bianco e nero di un gatto, che ha gli occhiali con i brillantini fucsia, veramente molto carina, questa l'ho usata tantissime volte. Poi questa l'ho comprata al Museo della Scienza, ed è una maglietta nera con tutte le formule di Einstein. Chiamatemi pazza, lo so che sono pazza, ma è veramente molto bella. E poi in un altro centro commerciale ancora, cioè in un altro negozio del centro commerciale, ho comprato questi jeans grigi, stretti giù, stretti alla caviglia, molto comodi.
E poi ho comprato delle cosine da Desigual che ho nell'armadio, quindi ve le faccio vedere perché sono appese alle stampelle. Non voglio togliere da là perché so, poi ci metto 30 anni a rimetterle. Allora, ho comprato questo cappottino qui, molto bello con questi fiori, lungo fino al ginocchio, maniche lunghe, molto caldo. C'è scritto Desigual qui sul retro, è veramente molto bello. Questo sicuramente lo userò quest'inverno. Verso autunno-dicembre, cioè verso di, sì, autunno-dicembre, certo, madre. Verso dicembre-gennaio, perché va usato quando fa veramente molto freddo. Poi ho comprato questa maglietta, sempre a maniche lunghe, sempre per l'inverno, molto carina, che ha le due punte più lunghe, e anche questa a maniche lunghe con tutti questi disegni. E poi l'ultima cosa, questo vestito. Questo è a maniche corte, quindi volendo si può utilizzare anche durante l'estate, insomma, perché non è troppo pesante. Ha la cinghiettina, vabbè, la cinghiettina per essere fissato dietro la schiena, con tutti i disegnini. Quindi ho comprato queste cose qui da Desigual. Chiudiamo l'armadio e mi posso risedere. Ok. E poi ho comprato come ultima, un'altra cosa, come ultima cosa, una borsa. Cioè questa, così to Barcellona da tutte le parti. E in genere odio queste borse perché le ragazze le comprano solo per sentirsi fighe perché hanno la borsa con la città, ma magari non ci sono mai state o non la conoscono. Invece io l'ho presa perché proprio volevo un ricordo di Barcellona perché è stato veramente un viaggio bellissimo. La marca si chiama Robin Roof, cioè il pendagliettino. E l'ho comprata in un altro colore per regalarla a una mia amica, una delle mie migliori amiche. E niente ragazzi, questo era tutto sugli acquisti di Barcellona. Io spero di non avervi annoiate, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia interessato in qualche modo insomma vedere le cose che ho comprato. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!